Onorevole Davide Mattiello, oggi diventa legge il decreto per la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari. Perché è importante questa battaglia? Per dare continuità alla nostra Costituzione repubblicana del 48, gli articoli 3 e 13, ma direi soprattutto i primi articoli nel loro complesso, rimandano una Repubblica che ha prima di tutto il compito di prendersi cura delle persone facendo tutto ciò che è possibile perché la dignità della persona non venga compressa. Da anni, da decenni sappiamo che gli ospedali psichiatrici giudiziari hanno tradito la propria missione, a cominciare dalla O di ospedali. Dovevano essere prima di tutto luoghi di cura e quindi di custodia, luoghi che curando e custodendo temporaneamente avrebbero riscattato le persone lì trattenute. Non è stato così, era un istituto da superare, da chiudere, lo stiamo facendo un passo alla volta, speriamo che questo sia quello decisivo. Come saranno sostituiti? Più profondamente da una rinnovata cultura. Credo che questa sia la sfida maggiore, che non è soltanto la sfida di questo decreto convertito in legge, deve essere la sfida di un intero sistema. Il Parlamento, il Governo si assumono una quota di responsabilità, ma poi ci sono le regioni, c'è il sistema delle ASL, ci sono i professionisti coinvolti per quello che sanno fare e prima di tutto una chiusura culturale, un'evoluzione culturale. I rei, infermi mentalmente, pericolosi socialmente, vanno prima di tutto curati e si deve fare di tutto per riscattarli ad una vita libera e dignitosa. Nel frattempo la società deve essere protetta dal potenziale di pericolosità di queste persone, ma la sfida è quella di curarle per riscattarle, non di segregarle buttando via la chiave. Le regioni sono pronte per questo passo? Io credo di sì. Credo di sì perché lo sono da un punto di vista culturale, nel senso che il bisogno di superare l'istituto degli OPG costruendo da un lato altre strutture su base regionale molto più piccole, pertanto più umane, che rappresenteranno comunque l'estrema ratio, rappresenteranno comunque quei luoghi entro cui custodire e tutelare soggetti rei pericolosi socialmente, è una evoluzione sentita come necessaria da tanti, da tanto tempo. Io credo che questa sia la cosa più importante, essere convinti oggi che vogliamo tutti, le persone responsabili, le persone sensibili, questa evoluzione. Saremmo degli arroganti, saremmo persone superficiali se non ci rendessimo conto delle preoccupazioni, se non ci rendessimo conto della complessità di questa innovazione, ma non c'è niente di nuovo e di buono che si possa fare senza prendersi qualche preoccupazione, senza prendersi qualche grattacapo. Sicuramente ce ne saranno. Questo decreto convertito in legge non è una bacchetta magica, è uno snodo, è un punto di non ritorno. Speriamo davvero che sia l'ultima proroga questa che fissa la chiusura degli ospedali giudiziari al 2015.